Oggi farò un gioco. Sceglierò uno stato a caso sul mappamondo e preparerò un dolce tipico di quel luogo. La Francia. Preparerò i macarons. Dovremo utilizzare 240 g di zucchero a velo, 180 g di farina di mandorle, 4 cucchiai di zucchero granulato, 2 albumi d'uovo, della marmellata per farcire e poi del colorante alimentare a scelta. Iniziamo prendendo lo zucchero a velo e mettendolo in una ciotola abbastanza capiente. Aggiungiamo la farina di mandorle. Lo zucchero e le mandorle sono state precedentemente setacciate. La farina si trova già in commercio oppure possiamo farla da noi triturando molto finemente le mandorle. Mi raccomando, utilizziamo mandorle però già pelate. Prendiamo poi i 2 albumi d'uovo e iniziamo a montarli con delle fruste elettriche. Dovremo montarli con l'aggiunta di un pizzico di sale, ma davvero molto poco, per circa 45 secondi. Infatti dovranno creare delle piccole bollicine. Ora possiamo quindi aggiungere lo zucchero granulato, perché dobbiamo creare la meringa. Aggiungiamo pochissimo zucchero alla volta, continuando sempre a montare per bene. Cerchiamo di inglobare tutte le uova, anche quelle sui lati. Ho montato per circa 5 minuti le uova, vedete che la meringa si sta formando, ma l'impasto cade dalle fruste, questo significa che non è ancora pronta. Sono passati altri 5 minuti, vedete che la meringa è molto lucida e l'impasto non cade dalle fruste. Vuol dire che è pronta. Se vogliamo possiamo aggiungere anche del colorante alimentare, meglio se in gel o in polvere. Non utilizziamo quello liquido perché potrebbe rendere troppo liquido l'impasto. Le uova sono ben montate, come vedete l'impasto è bello gonfio e non cade dalla spatola. Andiamo ad aggiungere l'impasto di ingredienti secchi, quindi di zucchero a velo e di farina di mandorle. Ora dobbiamo procedere cercando di amalgamare le uova con gli ingredienti secchi. Andiamo a mescolare per circa una decina di volte dal basso verso l'alto e poi portiamo la spatola verso di noi. Questo procedimento viene chiamato macaronage ed è, diciamo, la parte più difficile in questa preparazione, perché dobbiamo andare ad eliminare dell'aria che si è formata quando abbiamo montato le uova, però non dobbiamo toglierne troppa perché altrimenti il biscotto non si gonfierà e rimarrà piatto. Ora andiamo ad appiattire il nostro impasto sulle pareti, in questo modo. E poi andiamo a raccoglierlo e riportiamolo verso il centro della ciotola, sempre mescolando dal basso verso l'alto. Questo è il movimento che dobbiamo continuare a fare. In questo caso vedete che si sono formate delle bollicine. E questo significa che l'impasto non è ancora pronto. Se infornassimo i biscotti in questo momento, la superficie risulterebbe molto ruvida e si creperebbe con molta facilità. Quindi continuiamo ad amalgamare, procedendo sempre con questo sistema. Questa è la consistenza che devono avere i nostri biscotti. Vedete che l'impasto è liscio e cade con facilità. Ora dovremmo fermarci e non andare più avanti mescolando. Prendiamo una sacca da pasticcere con una bocchetta tonda. Se non l'avete potete utilizzare anche un cucchiaino, non è obbligatorio. Io l'appoggio su un bicchiere in maniera che resti ferma e poi vado a versare l'impasto all'interno, procedendo sempre molto delicatamente per non rischiare di sprecare il prodotto e che non fuoriesca dalla sacca. Prendiamo una teglia, ricopriamola di carta forno. Alla base della teglia possiamo mettere un po' di olio e un po' di burro per evitare che la carta si muova. Con il sac à poche creiamo i nostri biscottini in questo modo, cercando di farli tutti della stessa grandezza e che abbiano un diametro di 1,5 cm. Ora dovremmo sbattere un pochino la teglia per far uscire tutta l'aria. Dovremo poi lasciarli riposare per circa 20 minuti. Dovremo poi infornarli a forno già caldo a 150 gradi, mi raccomando forno statico.
Dopo 8 minuti dovremmo girare la teglia per farli cuocere in maniera uniforme per altri 8 minuti. Lasciamoli raffreddare e poi stacchiamoli dalla carta forno. Come vedete, i biscottini sono perfetti, lisci in superficie e presentano il tipico bordo ruvido. Ora dobbiamo cercare quelli che hanno la stessa misura, in maniera da poterli sovrapporre. Non ci resta che farcire i nostri macarons. Possiamo mettere della marmellata, come in questo caso. Io sto utilizzando della marmellata di frutti di bosco, anche per questo li ho fatti rosa. Possiamo utilizzare della crema ganache, della crema pasticcera, del lemon curd, qualunque altro tipo di marmellata. Scegliete un colorante a seconda del ripieno. Una volta farcito il primo biscottino, sovrapponiamo con un altro e facciamo una leggera pressione. I nostri biscottini sono pronti, lasciateli raffreddare per circa 30 minuti prima di mangiarli.